Si è concluso Street Like a Rainbow of Chameleon Edition, il festival di street art che il 7 ed 8 agosto ha trasformato lo stadio De Bellis di Castellaneta in un grande museo a cielo aperto, dove 40 artisti provenienti da tutto il sud Italia hanno dipinto notte e giorno per esporre le proprie opere originali. Come tela, le mura perimetrali di oltre 400 metri del campo sportivo, filo conduttore delle opere realizzate, il verde camaleonte, animale simbolo di trasformazione ed evoluzione. Il festival per il secondo anno consecutivo è stato organizzato dall'Associazione Culturale Aracnea di Castellaneta, che con l'iniziativa ha voluto ancora una volta riqualificare e rendere vivo uno spazio comune, creando partecipazione e rinnovato senso civico attraverso diversi tipi di forme d'arte. Positivo, molto positivo, anche perché trattasi di una cittadina non molto grande, quindi l'afflusso del pubblico è stata veramente una bella soddisfazione, poiché rispetto all'anno scorso, dove la presenza era scontata trovandoci in una situazione marittima, quindi dove il turista era obbligato al passaggio, questa invece è una riuscita vera. Siamo contenti di come sta andando, siamo contenti del messaggio lanciato, c'è una bella partecipazione e infatti mi piace dire Street Like a Rainbow, un evento davvero partecipato. Voglio ringraziare tutti i cittadini, voglio ringraziare le attività che ci hanno sostenuto, l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di fare questo evento bellissimo. Siamo alla seconda edizione, si chiama Chameleon Edition, ci ha dato la possibilità di riqualificare lo stadio De Bellis, che in questo momento è proprio il gioiellino di Castellaneta. Parliamo degli artisti che sono stati coinvolti, quanti sono e da dove vengono? Sono 40 artisti, ben il doppio rispetto all'edizione passata. L'anno scorso erano 21, quest'anno 40, provenienti fondamentalmente da tutto il sud Italia, compresa la Sicilia. Abbiamo due artisti che provengono da Catania, c'è un artista che proviene da Roma, molti artisti pugliesi tra il versante barese e anche leccese. Ci sono artisti anche lucani e anche artisti di Castellaneta. Come up to meet you. Tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. Street Like a Rainbow Chameleon Edition è sicuramente la conferma di un successo che abbiamo appurato mediante la somministrazione di un questionario ai cittadini, questionario con il quale hanno espressamente richiesto una seconda edizione appunto partecipata democraticamente, in quanto essendo l'obiettivo la riqualificazione di un immobile urbano, si è chiesto ai cittadini quale immobile fosse più bisognoso di una riqualificazione. L'artista ci fa indubbiamente dono di riqualificazione, però lo fa mediante l'espressione delle proprie emozioni. Nelle opere infatti vengono concretizzate le loro emozioni, alle loro emozioni viene data una forma e il cittadino la percepisce indubbiamente con entusiasmo, è facilmente verificabile, insomma, osservando le loro espressioni quando si scattano un selfie di fronte a un'opera o quando comunque semplicemente passeggiando il bimbo sbalordito indica o chiede alla mamma. Dalla provincia di Brindisi, è la prima volta che vieni qui a Castellaneta per partecipare a questa iniziativa? No, è già la terza volta che collaboro con i ragazzi di Aracnea. Abbiamo partecipato l'anno scorso a Castellaneta Marina, poi qualche mese fa a Matera. Noi siamo in quattro, io di Fasano, due di Locorotondo e uno di Capurso, provincia di Bari. Il tema era, diciamo, comunque non c'era un tema vero e proprio, c'era comunque, bisognava usare il verde per richiamare il camaleonte, eccetera eccetera, quindi abbiamo ideato questa murata. È sempre bello comunque mettere in mostra ciò che alla fine si ha dentro, perché alla fine uno come non riesce a esprimersi magari a parole, lo fa decorando. Sono Serena Schinaia e vengo da Castellaneta. Ah, quindi sei un artista locale. Sì. Cosa hai realizzato? È un'opera che vuole rappresentare la trasformazione attraverso il movimento. È possibile, insomma, leggerla in un senso anche al contrario, a seconda di come la si vuole guardare, insomma, gli si attribuisce un significato che
resta comunque qualcosa di legato alla trasformazione, all'evoluzione, al dinamismo. Da Palagiano, in provincia di Taranto, forse sono quello più vicino qui tra tutti gli artisti, non lo so. La tua è una mega opera di quanti metri? Ieri abbiamo fatto il conto e sono 383 metri quadrati, a partire da questo spigolo fino all'altro. Diciamo la murata più grossa, ci siamo presi io e il mio carissimo amico Cecos Art. Nella mia parte artistica, diciamo, il mio progetto è portare avanti una specie di patterns mania. Cioè adesso si vedono tutti i ragazzini vestiti con questi motivi floreali, anche che riprendono texture del passato. I'm going back to the start.